Immaginiamo di andare in bicicletta e sotto le ruote sentiamo l'asfalto, sentiamo lo sterrato, il pavé, un prato. Dobbiamo adattare la nostra pedalata o la frenata o la sterzata alla situazione nella quale ci troviamo. Ed è esattamente quello che fanno gli artisti quando si confrontano con delle materie diverse. Un grande maestro che ha letteralmente combattuto con la materia grezza è stato Michelangelo. Michelangelo è stato un straordinario pittore, un grande architetto, anche un ottimo poeta, ma si sentiva soprattutto scultore. E andava direttamente a scegliere i blocchi di marmo da scolpire nelle cave delle Alpi Apuane. I suoi contemporanei dicevano addirittura che fosse in grado di vedere la figura da scolpire quando era ancora all'interno della materia grezza del blocco nella cava. Ecco, questa è la Pietà conservata nella Basilica di San Pietro in Vaticano e realizzata da Michelangelo giovane. È un'opera in cui il marmo viene lavorato con molta pazienza, viene lisciato in ogni singolo particolare fino ad ottenere un effetto di assoluta perfezione. E 60 anni dopo vediamo un'altra Pietà completamente diversa, in cui Michelangelo ha invece lasciato quasi grezzo il marmo, come se avesse appena cominciato a intaccarlo con lo scalpello. Certamente ciascuno di noi può scegliere qual è l'effetto preferito. D'altra parte, per gli scultori confrontarsi con la materia era una attività quotidiana. E gli scultori dicevano che in fondo il primo loro grande collega era stato Dio stesso, che aveva modellato Adamo impastando del fango e della materia e creando così la prima scultura, il primo essere umano. Ma nel corso della storia la modellazione della creta è stata veramente importante non solo per lo sviluppo dell'arte, ma dell'intera civiltà umana. Pensiamo alla invenzione della ceramica, del fabbricare oggetti impastando la creta e poi cuocendoli in un forno fino a realizzare dei recipienti non solo utili e resistenti, ma anche belli. Guardate come i vasai dell'antica Grecia abbiano lasciato dei capolavori non solo per la forma degli oggetti, ma anche per la squisita bellezza delle figure rosse o nere. La creta, tuttavia, si presta anche a delle modellazioni grandiose. È la materia di base per realizzare le sculture che verranno successivamente fuse in bronzo. Un esempio celebre è quello dei bronzi di Riace, conservati a Reggio Calabria, che sono tra le pochissime sculture greche in bronzo che siano arrivate fino a noi. Confrontarsi con la materia per gli artisti significa anche saper imitare, simulare gli effetti della natura. Ecco un bellissimo ritratto eseguito da Leonardo mentre si trovava a Milano presso la corte degli Sforza. Rappresenta una giovane donna con in braccio un animaletto, forse un ermellino. La donna è bella, è affascinante e Leonardo riesce a darci anche tutta la sua vitalità e la sua intelligenza. Ma quello che ci stupisce e che ci colpisce è proprio questo ermellino, di cui sembra quasi di poter toccare il soffice pelo. E circa 100 anni dopo, ecco un canestro di frutta dipinto da Caravaggio. E basterebbe guardare il cestino di Vimini, per vedere come Caravaggio sapesse imitare alla perfezione la natura. E poi le mele, l'uva, i fichi, le foglie di questa composizione di frutti autunnali. Ma vedete, per Caravaggio e in generale per gli artisti, non basta saper riprodurre alla perfezione l'effetto della natura.
bisogna saper comunicare dei sentimenti e delle impressioni profonde, ed è proprio quello che contraddistingue questo capolavoro. Lavorare con la materia significa però anche saper creare qualche cosa che va oltre l'effetto della materia stessa. Pensate a questa scultura barocca realizzata da un genio del Seicento, Gian Lorenzo Bernini. Qui Bernini prende un enorme blocco di pesantissimo marmo e lo trasforma in una nuvola, in qualche cosa di impalpabile e di leggerissimo. Come fa a ottenere questo effetto? Beh, studiando ogni singolo dettaglio di questa composizione, la luce, la scenografia, insomma, realizzando ogni particolare sotto un controllo assoluto. Esattamente all'opposto di questo controllo della materia, ecco che noi vediamo un dipinto dell'artista americano Jackson Pollock. Pollock amava che la materia si liberasse in modo indipendente dalle scelte dell'artista, per cui lasciava sgocciolare dai barattoli direttamente il colore sulla tela, creando queste sue composizioni astratte. Ecco dunque un confronto tra un artista come Bernini, che vigila e controlla su ogni effetto, e un artista invece come Pollock, che lascia libertà alla materia di esprimersi.